Oggi affrontiamo insieme un argomento dolente, ovvero come scegliere che succhi per i nostri lavori creativi. Parliamoci chiaro, il problema di noi artigiani è che spesso ci facciamo un po' troppo prendere la mano, acquistando materiali che poi di fatto non riusciamo neanche ad utilizzare. Vero? Oppure che succhi che sono belli da vedere ma non compatibili con i progetti che siamo soliti realizzare. Saper scegliere correttamente le stoffe è una parte essenziale del processo creativo di ogni artigiana. Infatti i tessuti scelti, colori e fantasie possono influire sulla qualità del prodotto finito, sulla durata e sulla sua estetica. Prendiamo ad esempio una pochette. Il progetto è sempre il medesimo, eppure ci sono pochette che vanno a ruba ed altre che faticano ad essere vendute. Secondo voi perché? Perché spesso c'è una disarmonia tra forme e colori. Spesso le fantasie o la consistenza proprio del tessuto scelto non è idoneo per quel tipo di progetto. Non tutti i tessuti sono adatti per qualsiasi progetto creativo. Proprio per questo motivo ho voluto realizzare per te questo video tutorial al fine di fornirti alcuni consigli utili che ti possono aiutare in una scelta più consapevole delle tue stoffe. Quindi partiamo subito! Innanzitutto, per poter acquistare nel modo corretto i tessuti bisogna poterli conoscere. Ci sono ad esempio tessuti naturali come il cotone, la seta, la lana, il lino e tessuti sintetici come il poliestere o il nylon. Ogni tessuto ha le sue proprietà uniche che influiscono sulla sua qualità e sulle sue prestazioni. Il cotone ad esempio è morbido, traspirante e resistente. Il lino è forte e traspirante, ma si piega facilmente creando quelle anche piccole grinze come se non l'avessimo stirato. E la seta invece è leggera e facile da curare, ma meno traspirante rispetto ai tessuti naturali. Quindi conoscere le proprietà dei tessuti, la consistenza e cura ti permetterà di scegliere il tessuto giusto per il progetto che vorrai realizzare. Non si acquista mai un tessuto solamente perché ci piace il colore o la fantasia. Bisogna acquistare il tessuto idoneo per il tipo di progetto che vorremmo andare a realizzare. Proprio per questo motivo, una volta che conosciamo anche solo in linea di massima le principali tipologie di tessuto, prima di acquistare dobbiamo già sapere che cosa vogliamo creare o almeno avere un'idea di massima. Dobbiamo insomma essere in grado di visualizzare nella nostra mente il progetto mentre guardiamo la stoffa e scegliere con razionalità, senza procedere ad un acquisto impulsivo e compulsivo, come del resto è solito per noi artigiane. Facciamo subito un esempio. Se vogliamo andare a realizzare una tovaglia da cucina, punteremo ad un tessuto ad esempio antimacchia e non di certo alla seta. Se vogliamo realizzare uno scrofinaccio, punteremo alla spugna o al nido d'ape, escludendo cotone e jersey. Se realizzi progetti di piccole dimensioni, punterai a tessuti con fantasie minute. Al contrario, invece, se realizzi copertine per culle, punterai a cotone con fantasie di dimensioni molto più ampie. Questo è il primo passo necessario da seguire per acquistare di meno, ma con più strategia. Prima decidi che cosa creare e solo dopo acquista. Mai, mi raccomando, l'incontrario. Prima sai quello che devi andare a creare e dopo acquisti la scoffa. Non prima acquisti la scoffa e dopo in un secondo tempo, non si sa bene quando e come, deciderai che uso farne. Ora arriviamo a parlare della qualità e della consistenza. Un altro elemento infatti da tenere in considerazione è la qualità e la consistenza dei tessuti. La qualità non è tutta uguale. Una stoffa di alta qualità avrà una trama uniforme e una consistenza regolare. Ciò garantirà un risultato di qualità al coprodotto. Ci sono tessuti infatti che vengono un po' spacciati per cotone e poi in realtà sono realizzati con una piccola percentuale di cotone e il resto in poliestere. Proprio per questo motivo, soprattutto se non sei un'esperta, ti consiglio sempre di acquistare i tessuti presso le mercerie o rivenditori di tessuti specializzati, che possono consigliarti e rassicurarti sulla qualità dei tessuti da loro proposti. La stessa cosa vale per il felcro ed il panno lenci. Il felcro e il panno lenci di qualità non solo si vede proprio alla vista, ma soprattutto al tatto, infatti toccandolo è molto morbido, mentre il felcro e il panno lenci di scarsa qualità è duro, lucido e ruvido al tatto.
oltre che un prezzo totalmente differente. Ogni tessuto richiede un ago di cucitura specifico. Se ancora non conosci le caratteristiche dei vari tessuti e gli aghi necessari per la relativa cucitura, punta su un tessuto perché è semplice da utilizzare. Ricordati sempre che la qualità di quei tessuti determinerà la qualità del tuo prodotto finito. Ora arriviamo a parlare del prezzo, quanto spendere e soprattutto quanto comprare. Il prezzo è un altro fattore importante nella scelta delle stoffe. Bisogna scegliere una stoffa di qualità, certo, ma che rientri ovviamente in quello che è il nostro budget. Anche in questo caso devi poter essere razionalmente strategica. Normalmente quando acquisti le stoffe procedi con il seguente ragionamento. Seguimi, condivido con voi quello che è la mia funzione matematica, il mio ragionamento che normalmente faccio quando acquisto le scoffe. Allora, noi dobbiamo ragionare a metratura. Normalmente le scoffe si acquistano al metro, quindi un metro per un metro e mezzo circa. Partiamo dal prezzo al taglio al metro, facciamo finta che il taglio al metro costa 6 euro, poi il prezzo del taglio dobbiamo dividerlo per la quantità dei prodotti che riusciamo a realizzare all'interno di quel taglio di stoffa. Facciamo finta che voglio realizzare delle pochette. Per realizzare queste pochette, in 6 euro di stoffa riesco a realizzare circa 4 pochette. Un metro diviso la quantità di prodotti, quindi in un metro io realizzo 4 prodotti. 4 miei prodotti lo devo moltiplicare per il mio prezzo finito della mia pochette, quindi la mia pochette che poi una volta realizzata la venderò a 20 euro a pezzo. Ovviamente 20 euro per 4, che sono le quantità che io riesco a realizzare in un metro di stoffa, fa 80 euro. Ovviamente in questi 80 euro dovrò decurtare altri costi di materiale come la cerniera, l'imbottitura, un decoro e ovviamente il tempo di realizzazione. Quindi facciamo finta che tirando più o meno le somme, il mio guadagno pulito è sui 40-50 euro. Quindi io so che su 6 metri di stoffa il mio guadagno pulito sono circa sui 40-50 euro. Questo ragionamento vi serve per capire se il gioco vale la candela, quindi se vi potete permettere di spendere quella cifra per quel determinato tessuto. Spesso, soprattutto nelle fiere, si trovano tagli più piccoli, tipo 50x50, e normalmente vengono venduti a pacchi da 5-10 tipologie di fantasie, spesso già coordinate tra di loro, ad un prezzo davvero vantaggioso. Bellissime da vedere, senza dubbio, ma attenzione a ragionare sempre dal punto di vista strategico. Su una pezza da 50x50 riesci a realizzare il prodotto che hai in mente? Il prodotto che dovrai realizzare dovrà essere realizzato in serie, ad esempio 10 pezzi tutti uguali, oppure ogni prodotto che produrrai sarà un pezzo unico? Insomma, ragionare sulla quantità di produzione, la tipologia, quindi in serie o pezzi unici, e sul prezzo di vendita del tuo prodotto finito ti aiuterà ad orientarti con maggiore facilità nella scelta del taglio e del prezzo più idoneo. Ora vediamo insieme invece dove acquistare. Assolutamente presso venditori specializzati come mercerie, rivenditori di tessuti e scampoli, oppure artigiane creative per tessuti esclusivi o kit creativi. Dalle artigiane infatti sempre più spesso è possibile acquistare direttamente da loro una certa tipologia di materiali, che va ad esempio dai tessuti o dagli strumenti da lavoro. I loro materiali sono studiati appositamente per la realizzazione dei loro progetti creativi proposti, e la sostituzione degli stessi non garantirebbe la qualità e l'equilibrio estetico cromatico da loro studiati. Se hai la partita IVA, l'acquisto all'ingrosso dei tessuti ti darà la possibilità di avere maggiore margine di guadagno sul prodotto finito. È vero anche però che per acquistare all'ingrosso devi assolutamente avere ben chiaro in mente qual è il tuo catalogo prodotti, sapere esattamente che cosa dovrai creare e con quali tessuti, altrimenti rischi di acquistare tanto, spendere molto, per poi riempire il magazzino senza produrre e vendere nulla. Se invece sei un artigiano hobbista, cerca di acquistare ciò che sai che riesci a produrre e vendere. Insomma, non eccedere con gli acquisti. Prima prendi il quanto basta per creare e se vendi sei sempre in tempo per uscire e comprare di nuovo. Vanno bene anche gli acquisti online, solo se conosci però i tipi di tessuto,
l'acquisto online ti permette di risparmiare qualche cosina, ma se non conosci ancora il Kesuke e le varie canalità, ti consiglio di acquistare direttamente in negozio dove puoi vedere, toccare con mano e soprattutto farti consigliare. Spero che questo video ti sia stato utile. Come sempre ti ringrazio per l'attenzione e ti do appuntamento al prossimo video.